questo nuovo video. Per oggi uno scenario diverso. Indovinate un po' con chi sono? Guardate chi c'è qui! La cosa che poi mi fa ridere è che per una volta nei tuoi video non hai iniziato dicendo buongiorno piccoli orsetti, ma hai iniziato dicendo buonasera. Certo, è sera. Se dicessi buongiorno sembrerei pazza. Ma tu lo sei sempre stata, pazza. Sapete cosa ha fatto questo vichingo qui? Mi ha invitato a cena. Non è che ti ho... Aspetta, puntualizziamo. Non è che ti ho invitata a cena. Dove stiamo andando adesso? A cena. E quindi mi ha invitato a cena. Che no, che mi sono rovinato. Allora, ve lo spiego io, piccoli ciuccetti gommosi. Orsetti! Ciuccetti gommosi. Non orsetti! È che... Piccoli orsacchiotti con musica. Io non è che l'ho invitata a cena. Praticamente in questi giorni ho lavorato un sacco di tempo e con i video mi è venuto un po' male lavorare da solo. Per cui questi giorni Sonia mi ha aiutato. Dillo, dillo che ti ha aiutato. E per sdebitarmi la sto portando a cena e al cinema. Ma è solo per sdebitarmi. Ad un appuntamento. Non ti fare strane idee. E adesso voi mi seguirete in questa serata insieme e andremo a mangiare sushi. Tanto paga lui. Come siamo felici! Io sono povero! Quindi mi raccomando, fammi risparmiare! Tranquillo, mangerò solo tutto quello che c'è sul menu! Come mi sono rovinato, no! Che dire, la mia pancia brontola e pure Vito brontola, quindi andiamo subito a mangiare! Via al ristorante! No, parola, devi smettere di bloccare ora! Dobbiamo andare a mangiare e non ce la faccio più! No, gli orsetti ci seguiranno perché io non ci sto sola con questo psicopatico! Io non mangio accanto agli orsetti, ok? Siccome tipo lei si è messa in testa di vloggare mentre mangiamo e facciamo video su YouTube, quindi vorremmo un tavolo di perfetto. Perché c'è pure il tavolo che sto facendo scegliere per colpa tua che devi vloggare. Grazie. Dai, fammi accomodare, spostami la sedia. Ma dico, ma che uomo sei? Guardate che gentleman. Grazie. Prego. Ci strafoghiamo di sushi. Bene orsetti, adesso Vito ci spiegherà come funziona questo sushi all you can eat, che significa tutto quello che puoi mangiare, quindi ci strafogheremo di sushi. Come funziona un all you can eat? Tu paghi un tot di prezzo, ok? Cioè un menù base. Hai detto bene? Tu non farei mai pagare una ragazza, è normale che devo fare il gentiluomo. No, però non fare così. Ehi, ferma che mi fai il sorbete. Pagando un prezzo stabilito puoi mangiare tutto quello che vuoi. Qui praticamente c'è il menù, avete visto? Cioè qui tipo possiamo scegliere le pietanze. Io ho già le mie armi in mano, le due bacchette malefiche. Cosa si prova a portare un orsettino fuori a cena? Ansia, disperazione, distruzione e stress di massa. È bello perché sembri un fantasmino con questa luce di qua. Verità, non sono belli. Cioè dai, zampettate come gli orsetti se sono belli. Ma poi sono seghis. E fu così che persi tutti gli iscritti al mio canale. In realtà non è vero, perché adesso gli orsetti, vedendo me, ti faccio vedere che zampettano tutti i pollici in su. Ma zampettano così. Oh, non mi dare schiaffo. Siccome i camerieri ci stanno guardando, direi di ordinare al momento. C'è Vito alle prese con l'ordinazione, ma sembra tipo un compito di chimica, non lo so, con le risposte multiple. Sì, allora, come pizza, una pistacchiosa, abbiamo deciso di fare una pizza e lo you can eat per assaggiare un po' di tutto. Io non ci porto più a cena fuori e la fine può essere. Mi diverto troppo. Salmone, pistacchio, e avocado e Philadelphia. Ma io quello la tempura, la tempura, gli onigiri, ok, tagliati, tutte cose. Sì, vabbè Sonia, però posso scegliere almeno una cosa io. Sì, dai, una te la concedo. Ma voi orsetti avete mai mangiato giapponese? E vi piace? Fatemelo sapere nei commenti perché sono curiosissima. Io non ero una super amante del sushi, nonostante mi piace molto il Giappone, però adesso ho imparato ad apprezzarlo, vero Vito? Devo dire la verità, la prima volta che sono andato al sushi ci sono stato con Luigi e Sofia, cioè mi ci hanno portato loro, e praticamente mi hanno rovinato da quel giorno, perché da quel giorno tipo almeno una volta ogni due settimane vado a mangiare il sushi. Cioè, quindi è diventato un sushi dipendente. Io mangiavo soltanto pasta e fagioli. Ma che tristezza! Abbiamo preso un assaggio di pizza pistacchiosa, perché a Vito piace da morire il pistacchio. Guardate che meraviglia! Com'è? Non puoi capire. Va bene, dai, chiudiamo per mangiare. Ma che combini, sei proprio un vichingo! Ma io non voglio mangiare a tavola con te! Allora ragazzi, Sonia è una vera truffa vivente. Mi ha fatto capire che voleva mangiare tantissimo. Guardate qua cosa ha lasciato, ragazzi. Ma dai, due fettine!
come funziona con lo you can eat, che se tu ordini qualcosa e poi non riesci a mangiarla la devi pagare extra a pieno prezzo. Guardate la nostra tattica, lasciamo la Coca-Cola per ultimo in modo tale che non ci abbuffiamo e abbiamo ancora spazio per farci entrare tutto il sushi. Esatto ragazzi, questa ve la insegno: se volete mangiare tanto la Coca-Cola no, alla fine è arrivata la primissima portata. Guardate gamberi in tempura. Adesso vediamo come Vito fa cadere il gambero. Ma come mangi? Sembri davvero un orco. Apprezzate la vera tecnica con le bacchette. Guardate che impugnatura. Andiamo. Buono, buonissimo. Vabbè, ora io mi mangio il mio che l'ho lasciato in sospeso. Allora ragazzi, una cosa fondamentale per andare a mangiare sushi è la salsa di soia. Guardate, questa qui praticamente viene messa in questa ciotolina e poi si immergerà il sushi. Guardate, in questo caso, vai Sonia, metti in un altro po', a me la soia piace tantissimo. C'è anche quella con più sale, però preferisco quella meno salata. Sonia, tu quale vuoi? Quella con quella più... meno salata. Con meno sale, ok, salsa. Quindi la me... stai ferma però, mi interrompi. Ragazzi, siamo circondati di sushi. Guardate qua quante cose buone. Guardate, vi faccio vedere questa ripresa che è bellissima. Non vedo l'ora di mangiare. Sonia, dai. Vado, ne prendo uno. Assaggia. Speriamo che non mi cada. Per favore. Noi un po' di salsa di soia. Lo inzuppiamo nella salsa. Vai. Upla. Ok, vai. Baglietto fatto, ora me lo pacco. Basta Sonia, per ora tocca a me. Giusto, invece prendo il mio preferito, quello al pistacchio. È un'impresa ardua. Questo qui. Lo inzuppiamo anche qui. E se lo mangia. Però adesso basta. Io non voglio più niente, sono strapiena. E manco io. Come anche tu? Ci sono questi ultimi due, ce li dobbiamo mangiare. Oddio, non ce la faccio, come una cosa da vomitare. Mi ha fatto mangiare un vassoio da solo. Ma non è vero, si esagerà. Ecco, prese le tue. Allora, forza, uno ciascuno. Lo inzuppiamo. Vada Vito, sei pronto? Lo facciamo insieme. Il sacrificio per la madria. Ragazzi, abbiamo pulito tutto, sono proprio strapieno. Al cinema vomiterò. Io mi sento un criceto, guardate, ho le guance strapiene, non so più dove mettere il riso, ho riso pure nelle tasche. E io invece battuta Achille, e io non ho riso, ho pianto. Che battuta triste, ci ho fatto davvero piangere. Piccoli ciuccetti gommosi, se state vedendo questo video è perché sono ancora vivo. Sonia è appena andata in bagno e mi ha lasciato qui da solo. Ho mangiato come un maiale assatanato. Sto per esplodere. Mi ha fatto spendere un sacco di soldi. Dovrò lavorare 27 giorni della mia vita per ripagare questo conto. Ma perché ho deciso di portarla al sushi? Potevo portarla a mangiare pane e mortadella, che con 1,50€ ne sarei uscito vincitore. Ci hanno portato il sorbetto, ma guardate che carino. Il sorbetto al limone, come la parola magica in Harry Potter. Questo posto è davvero buono e anche molto bello. Guardate Vito che intrattiene le persone. Non è una pubblicità, però siccome il posto mi piace ve lo dico e ve lo consiglio. Si chiama Sal Capone. Ci hanno gentilmente offerto il sorbetto. Spettacolare, io amo il sorbetto al limone e poi per digerire è il tocco. Dopo che ci siamo abbuffati e Vito ha pagato un bel conticino, vero Vito? Grazie. Sì. Hai ordinato tutto tu e poi tra l'altro mi sono dovuto mangiare tutto io. Io l'ho fatto per te, per farti crescere sano, forte e robusto come un vichingo. Comunque, per finire il nostro appuntamento galante, mi ha portato al cinema a vedere ovviamente un bel film d'amore. Allora, primo, non è un appuntamento galante ed è l'ultima volta che te lo voglio dire. Secondo, non andiamo a vedere un film romantico, andiamo a vedere un bel film horror. Ma ci vai solo a vedere un film horror? No, 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 ho appena notato, già preso i biglietti. Con una ragazza ad un appuntamento il film lo deve scegliere la ragazza. Non mi interessa, siccome non è un appuntamento, ma appunto è un'uscita tra di noi, quindi non me ne frega niente. Prendo quello di là e ci vediamo il film horror. Vedi che mi devi accompagnare dentro l'ascensore perché io ho troppa paura. Sì, stai scherzando, spero. Io ti lascio a casa e te la sbrighi da sola. Oh, orsetti, uccidetelo.
No, no, sarà la suora malefica a farti del male. Quale suora? Scusami. Quella del film horror, perché è un film horror dove c'è una suora tipo spettrale che uccide le persone. Ma perché? Cari orsetti, da domani dite addio alla vostra Sonia, perché non ci sarà più. Ce la siamo tolta dalle scatole. Orsetti ha trovato la soluzione. Lui si va a vedere quel film, io me ne vado in un'altra sala a vedere Gli Incredibili. Vedremo chi sarà più coraggioso. Secondo me sarà lui quello che se la farà sotto. La cosa bella è, la cosa bella è che appena finirà il film inquadreremo le nostre facce e vedremo chi tra di noi è più bianco, più pallido. Ma non vale, io parto svantaggiata, sono già bianca di mio. Esatto, già sei bianca cadaverica. Forza, entriamo che c'è freddino. Ho capito. Sto iniziando a tremare. Cioè, Sonia, sono diventata il tuo cameraman, non l'ho capito. Vuoi fare anche da piumone? Ti consiglio di camminare. Va bene, orsetti, ci rivediamo per quando Vito mi prenderà i popcorn e gli M&M's. Te lo puoi scordare proprio, Sonny-chan. Eccoci qui con gli M&M's. Mi ha spaccato un braccio perché tutto il tempo... Sono rimasta tutto il tempo così, guardando tipo da un pizzichino per dall'altro pizzichino. Ma avevo davvero paura. Ascoltami, io ho a che fare con un fantasma da almeno 3 mesi. Eppure non ho paura. Ma il tuo fantasma è un fantasma scemo. Non fa paura a nessuno, solo a te. Che dici? Il mio fantasma è cattivo, agguerrito. Pensa che una volta mi ha fatto volare con tutto il fazzoletto. E ti chiama scemo. Questo è il massimo che sa fare questo fantasma. Va bene ragazzi, credo che il film stia per ricominciare. Per mia sfortuna. Quindi ci rivediamo dopo, se sarò ancora viva. Orsetti, siamo appena usciti dal cinema. Io sono traumatizzata. La serata era stata bella sino ad adesso. Questo film mi ha ucciso. Bellissimo. E io non voglio andare più a letto perché ho paura. Bellissimo. Ragazzi, adesso mi tocca accompagnare Sonia a casa con l'ascensore davanti la porta, perché altrimenti il rischio è un brutto guaio, perché questa qua mi ci muore di infarto stasera. Praticamente è andata così, cioè il finale è stato terribile, me l'ha detto di tutti i colori, però alla fine ragazzi ve la posso dire una cosa, il film era molto carino. Carino, sì, proprio se per carino intendi stare con la paura tutto il tempo, carinissimo. Dai, però devi dire una cosa, la storia era carina, cioè no, originale, dai. Dico io, un film deve essere un piacere, se poi deve diventare una tortura, perché te lo guardi? Capisco che siamo quasi ad Halloween e che lui, ecco, mi voleva far entrare nell'atmosfera di Halloween. Preparatevi. Io ho È paura. Un'orsettina scemina, guardate ragazzi, ecco. Voglio soltanto tornare a casa e abbracciare il mio orsacchetto preferito e tutti i miei gatti. E supponiamo che si presenta un demone malvagio, come può avere scampo contro un vichingo? Cioè, io lo guardo con gli occhi... Sguardo laser e lo fu. È un'orsettina, cosa può fare contro un demone malvagio? Zampetti con le unghiette. Ragazzi, spero che questo vlog di oggi vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a passare una serata insieme a noi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, zampettate come gli orsetti, come dice la nostra Sonia, e fateci sapere qui sotto se anche voi avete paura dei film horror. Quindi direi che a questo punto l'hashtag di oggi è pauroso. Sì, scrivete qui sotto pauroso e Sonia lascerà un cuoricino coraggioso a tutti coloro che lo faranno. Mi raccomando, per sostenere questa fifona, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Adesso, piccoli orsetti gommosi, che facciamo? Ci rivediamo ad un prossimo vlog e io me ne vado a nonna con il mio orsacchiotto a braccio. Ciao ciao.